Abbiamo bisogno di una cosa in Europa, abbiamo bisogno di trovare un modo per far uso delle istituzioni esistenti come la Banca Centrale, come il meccanismo di stabilità, proprio per creare un grado di indebitamento comune, un certo grado di indebitamento comune, nel senso che parte del nostro debito deve essere condivisa comunemente. Dovremmo avere un'unione bancaria accuratamente progettata, e Mario Monti l'ha cercato e si merita un plauso perché non è riuscito, perché in effetti qualcuno l'ha fatto cadere facendo lo sgambetto, tirandogli via il tappeto da sotto i piedi. E molti si sono congratulati con lei. Io volevo far vedere queste quattro fotografie qui di queste quattro persone e sapere, adesso compaiono, ecco, intanto se li conosce, perché si sono tutti congratulati, ma voglio sapere se li conosce. Li riconosce? Conosco Stefano. Fassina e basta, gli altri no? Basta. Cioè lei non ha mai visto? Cioè, solo Stefano. Grillo, Civati. Grillo, Civati, Vendola, mai visti? No. Bene, allora la domanda non serve, no, basta, c'è la domanda, non serve più. Mi dispiace, ma è così. Per salutarci, lei pensa che il famoso contagio, quello che si chiama così, il greco, sia arginato o che il peggio debba ancora arrivare? Beh, guardi, la Grecia è proprio come un piccolo canarino, un canarino giallo in una gabbiettina nella galleria di una miniera. Si ricorda, i minatori usavano i canarini in modo che morissero prima i canarini e quindi sapessero che c'era un pericolo in arrivo. Il piccolo canarino non ha causato la morte dei minatori, quindi non è il contagio della Grecia che li colpirà. I problemi ci sono in Italia, in Francia, in Germania. Dobbiamo rimettere in ordine l'Europa. Dopo il 1929 c'è stato il collasso di Wall Street e questo ha portato al fascismo in questo paese e al nazismo altrove. Nel 2008 non dovremmo avere gli stessi effetti in Europa. Noi abbiamo una responsabilità nei confronti della storia europea. Grazie, signor Varoufakis.